Franco Ricciardi in Un giorno eccezionale. Sigla, ragazzi. Buongiorno felicità, si è svegliata la città. Sul tuo viso nasce il sole, ma da voglia d'abbraccia. Sulla tavola il caffè, nei tuoi occhi l'allegria. Guarda fuori quanta gente, viene fammo compagnia. Sarà, sarà, festa nazionale. Mia madre alla finestra che continua a salutare. Sarà, sarà, un giorno eccezionale. La chitarra da accordare. E mi innamoro di te. Eccezionale, una chitarra da accordare. E mi innamoro di domenica, domenica, domenica. Ti voglio bene di domenica, domenica, domenica. Innamorato ancora, ti voglio bene ancora. Dopo, grazie, grazie. Com'è sta sigla, ragazzi? È bellissima, com'è? È bella. Com'è sta sigla? Perché loro sono belli. E loro sono belli. Loro vengono per primi. Allora, voglio salutare il regista. Dov'è Luciano? Luciano. Ecco Luciano, ecco qua. Regista, allora soltanto Luciano a Napoli, Francesco. Ragazzi. Sarà che grazie io mille, amo Napoli. Grazie mille. E i napoletani in due giorni sono riusciti a fare questa sigla bellissima. Onoratissimi. Bene, veniamo qua, venite qua, venite qua. Sì. Voi rimando, c'ho il fiatone. Allora, in due giorni, Stefano, intanto un abbraccio alla mia meravigliosa orchestra, bello ritrovarvi. C'è anche una new entry, benvenuto. La Steppia. Allora, ragazzi, Francesco Santucci, tu sei stato bravissimo perché in due giorni hai fatto sta sigla. Grazie, grazie mille. Sì, sì, siamo stati onoratissimi di dirigere te e Napoli ti ha accolto a braccia aperte. Beh, ma Napoli... Quando sei entrata sul set era uno stadio Maradona. Ringraziamo Mara, tutta la gente che ci ha accolto lì. Tutta la gente, se posso ringrazio anche i miei collaboratori che hanno dato una grandissima mano. Tutti meravigliosi. È stata una giornata eccezionale veramente. Sì. Grande. È stata una giornata fantastica. Per concludere solo il casello, ringrazio gli altri due autori insieme a me della canzone che sono Mauro Spenillo e Antonio Spenillo. Grazie. Allora Franco, vogliamo raccontare come è questa sigla che io vi ho chiesto e voi non ci volevate. Sì, è stato appena dopo un pranzo che così all'improvviso Mara ci dice: ragazzi,
me la preparate la sigla? Ma vero fai? Io la notte, ti giuro, non ho dormito. E la mattina l'ho chiamato per dire, vabbè, cerchiamo, capiamo se è ancora vero sta cosa. E lei ci dice, raga, dovete fare la sigla. E certo, dovete fare la sigla, sì. Dovete sapere che Franco Riccioli ha vinto Davide Donatello, insomma, davvero è un grandissimo artista, stimatissimo. E io sono onorata che Andrea e Franco abbiano accettato di partecipare in qualche maniera a questo programma. Per me è un onore. Peraltro voglio dire che ci sarà un traguardo importantissimo per te. Il sogno di una vita. Dillo tu. E di tutto il popolo. Io finalmente lo posso dire da qua, il 10 giugno 2023 sarò in concerto allo Stadio Maradona di Napoli. E noi verremo tutti. Grazie. Che bello. Andrea è nel mio cuore, voi lo sapete perché è un vero nipotino per me. Sì. Ci siamo conosciuti 2 anni fa, casualmente, tu eri prima della pandemia. Sì. E poi con la tua canzone Abbracciami hai conquistato tutti. Ce ne regali un pezzettino? Sì. È tutto improvvisato, è come sempre. Non abbiamo avuto tempo di provare. E allora sì, abbracciami più forte, perché vaghi sono forte. Se tutto il tempo che è passato è tempo verso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che da Gesù nato e ti ho sognato, che mi scedava mano stiva ca. Invito pure a San Paolo al Diego Armando Maradona. Saremo tutti contenti. Tutti saremo. Allora dovete sapere, verremo tutti a vederti, amore, perché so che è una tappa importantissima. È il sogno della mia vita. Io volevo veramente ringraziare tutti, il sindaco di Napoli, tutti laggiù, e Napoli città della musica. Senti, tu ieri mi hai mandato un messaggio e mi hai commossa profondamente, perché io di messaggi così di affetto ne ricevo tanti, però tu hai raccontato un pezzo della tua vita. Sì. Puoi dire in 2 parole qual è il messaggio che tu mi hai mandato ieri? Perché può essere da sprono per i tanti ragazzi che vivono e vivranno la realtà che ho vissuto io, che è una realtà bella, però con tanti sacrifici e rinunce. Io ti ho raccontato che appunto ero ragazzino e vivevo dove vivono ancora i miei genitori, che saluto, ciao mamma e ciao papà, in questa casa di 25 metri quadri, quindi senza cameretta, senza niente, e non c'era il microfono giocattolo, ma usavamo io e le mie sorelle un cacciavite giallo e nero, e lei imitava Mara Venier, che diceva, signore e signori, ecco a voi Andrea Sandino, e io uscivo dal letto e cantavo, quindi quanti dopo... Quanti anni avevi? Io avevo 9 anni, quindi dopo quasi 30 anni io mi ritrovo qui con la vera Mara Venier a cantare la sigla, e quindi... Dico a tutti i ragazzi come me di sognare, sognate sempre, perché qualche volta i sogni si realizzano. Grazie Andrea. A te. È un messaggio importante quello che stai dando. Non mollare mai, bisogna sempre essere forti e andare avanti. Io te voglio bene, ci vediamo dopo, perché io la voglio fare la cosa. Vitami. Ti voglio troppo bene. E io voi. Ragazzi, ci vediamo dopo. Grazie Luciano. Bravo Luciano. E adesso voi.